Si chiama Motore Mobile, la conferenza stampa organizzata dalla Camera di Commercio delle Marche, qui nella sede camerale di Pesaro. Una conferenza stampa è organizzata da Camera di Commercio, Regione Marche e azienda speciale Tecne per fare il punto sul settore del mobile in un momento particolare. Siamo infatti all'indomani della chiusura del Super Salone del Mobile di Milano e alla vigilia della fiera di Dubai Big Five, e appunto Camera di Commercio, Regione e Tecne fanno il punto sullo stato di salute di un comparto della nostra industria che tra tradizione e innovazione trova numeri confortanti in termini di export e si presenta alla chiusura del 2021 con buone prospettive. Vorrei iniziare sull'ultimo viaggio che abbiamo fatto con il vicepresidente al Super Salone del Mobile di Milano, perché diciamo è il salone principale che è aperto al mondo per le fiere internazionali, tornare a vivere le economie delle fiere per i nostri imprenditori. La presenza di Mattarella ha dato un connotato importante a questo Super Salone, un Super Salone che vi erano 10 imprese partigiane contentissime della composizione e di questo nuovo modello di presentazione, non di una fiera ma come l'hanno battezzato loro, un Super Salone. Siamo con Gino Sabatini, presidente della Camera di Commercio delle Marche, in questo appuntamento di sabato 11 settembre, che non è una data casuale. Siamo all'indomani della chiusura del Salone del Mobile di Milano, siamo alla vigilia invece della Big Five di Dubai, due momenti importanti per un comparto della nostra industria, della nostra economia, che si presenta ora con numeri confortanti. Beh, i numeri che abbiamo avuto ieri sono numeri altamente positivi per quanto riguarda il settore produttivo del pesarese come il mobile e la meccanica. Ci sono dei numeri importanti che dobbiamo continuare a consolidare, perché questi numeri provengono in raffronto dello scorso anno, dove in questo periodo avevamo delle drammaticità molto forti proprio qui anche nel pesarese, non solo in tutta la regione Marche. Oggi abbiamo dei numeri positivi, abbiamo dei numeri che dobbiamo attenzionare, migliorare e consolidarli per il 2022. Abbiamo notato che il Super Salone del Mobile, con questa idea di Boeri di renderlo, diciamo, uguale per tutti, accessibile per tutti anche nelle dimensioni dei propri stand, ha dato la possibilità di far emergere la qualità, il design, l'innovazione del settore del mobile. Tanti erano contentissimi di aver partecipato a questa fiera delle 10 imprese che noi abbiamo incontrato e che esponevano. Abbiamo incontrato altri imprenditori che si rammaricavano di non aver percepito l'occasione che gli era capitata. È un'occasione importante che è di preludio al 2022 per la Salone del Mobile Reale, dove sarà come i vecchi tempi, saranno realizzati, e lì sicuramente la pillola del Super Salone di adesso sarà un fautore di nuove commesse importanti che su questo settore potremmo mettere in campo. Altra preoccupazione però gli imprenditori ce l'hanno data, e qui la filiera istituzionale, ecco perché un ringraziamento voglio fare al presidente Acquaroli come il vicepresidente Carloni, perché la filiera istituzionale al fianco del mondo imprenditoriale può essere d'aiuto e può agevolare e dare sicurezza agli imprenditori su delle prospettive future, perché abbiamo una grossa difficoltà, ci hanno detto gli imprenditori, nel reperire materiali per gli alti costi che ci sono, anche i costi a livello di materiali tecnologici che sono in mano alla Cina in questi momenti su alcuni particolari, come anche altri tipi di materiali sul legname, dove ci sono delle difficoltà di reperire il materiale e i nostri imprenditori hanno delle commesse da dover evadere, e allora anche qui dovremo trovare delle soluzioni. Il costo dell'energia. Questo settore ha un costo dell'energia molto elevato e di conseguenza dovremo essere molto attenti che l'aumento del costo dell'energia non dereni quei valori economici positivi che sono stati realizzati in questi anni dal
dalla voglia dei nostri imprenditori di mettersi in discussione in un momento difficile e di buttare il cuore oltre l'ostacolo. Poi oltre questo noi dovremo molto essere attenti a tutta l'innovazione tecnologica che è dietro a questo modello casa che viene proposto qui nel Pesarese e sostenerli nei tutti quei bandi, quei fondi che possiamo mettere in campo di innovazione e ricerca con le regole, senza che magari poi dopo ci troviamo un cambio delle regole durante i bandi a livello nazionale che creano dei problemi alle nostre imprese, ma dobbiamo trovare anche a livello nazionale, non a livello regionale, tutto quello che il vicepresidente ci ha messo in campo in questo momento, ovvero innovazione e ricerca, dei bandi semplici che possono essere appetibili per il settore imprenditoriale, dei bandi di digitalizzazione, perché abbiamo visto che a questa pandemia la digitalizzazione è stato quel valore aggiunto per far sì che l'impresa potesse rimanere sui mercati. Dove il mobile può utilizzare anche le piattaforme digitali. Ecco, su questo diciamo complesso di operatività io traccerei una linea, ovvero l'ascolto del mondo imprenditoriale, l'ascolto delle imprese può far sì alla filiera istituzionale di mettere in campo quelle economie, quelle sinergie che servono all'imprenditore per poter crescere. Non mi preoccupo quando ci sono atteggiamenti di separazionismo, cioè che ciascuno pensa di fare delle cose straordinarie da solo. Credo che la complessità del mondo e lo scenario che abbiamo davanti ci devono spingere sempre di più a lavorare all'unisono. Siamo con Salvatore Giordano, vicepresidente della Camera di Commercio delle Marche, qui nella sede camerale di Pesaro, a pochi giorni dalla vostra visita al Salone del Mobile di Milano, salone che si è chiuso proprio ieri e che ha visto comunque buoni riscontri per quello che è stato il polso che avete potuto sondare delle aziende marchigiane presenti nella vetrina milanese. Ecco, io credo di aver fatto con il presidente Sabatino un'esperienza abbastanza importante, perché non mi era mai capitato di trovarmi in un contesto fieristico in cui non ci fossero delle doglianze, lamentele, criticità. In effetti abbiamo trovato un entusiasmo molto forte, tutti erano soddisfatti di poter riprendere in modo più tradizionale rispetto al lockdown che abbiamo avuto in questo anno e mezzo, che è stato molto triste e difficile per l'economia, e le criticità che sono emerse hanno riguardato solo i problemi tra virgolette non solo infrastrutturali ma anche di contesto economico generale, perché come tutti sanno c'è una tensione sulle materie prime, le aziende stanno correndo perché stanno esportando tantissimo, in particolare quelle dell'arredamento ma anche quella della meccanica, e c'è un'attenzione sulle materie prime che potrebbe, tra virgolette, creare delle difficoltà da un punto di vista di andamento produttivo. Le Marche si confermano ancora una volta di essere una realtà manifatturiera tra le più dinamiche e confidiamo che questo trend possa consolidarsi. E il Salone del Mobile di Milano è dunque stato uno straordinario biglietto da visita per le 10 aziende del comparto, aziende marchigiane che si sono presentate a questo appuntamento. Parliamo delle Pesaresi e Scavolini, TDSRL, Malerba, Moretti Compact, Moretti Industry, così come delle Anconetane, Before Living SPA, Irpac SRL, le Maceratesi, Lube, Poltrone Frau e la Scolana TM Italia. E non ci si ferma da Milano, ora si passa a Dubai, la Big Five, fiera dal 12 al 15 settembre negli Emirati Arabi, dove l'azienda speciale Tecne della Camera di Commercio parteciperà con una delegazione composta da Badenhaus, Bartolucci, R Italia, Schnell, M2 e FR Accessories. Due fiere molto importanti in un momento molto importante per l'export marchigiano, in cui l'ultima fotografia del primo semestre del 2021 attesta una crescita delle esportazioni del 38% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Siamo con Moreno Bordoni, segretario provinciale della CNA, ma da meno di 2 anni anche presidente di Tecne, questa azienda speciale della Camera di Commercio, che innanzitutto spieghiamo quali compiti e quali obiettivi si pone in questo settore. Tecne è l'azienda speciale
della Camera di Commercio delle Marche, che si occupa in maniera molto specifica dei settori del mobile e della meccanica, cioè si occupa della manifattura, si occupa di quello che è Cuba, più del 75% dell'economia della nostra regione. Quindi un braccio operativo della Camera di Commercio in un momento così importante, e soprattutto si occupa di accompagnare le aziende nei mercati internazionali, di fare formazione per poter essere poi operativi in questi mercati. E in questi 2 anni molto difficili abbiamo fatto un lavoro straordinario di accompagnamento degli imprenditori per non perdere tutte quelle posizioni importanti che la Regione Marche e gli operatori della Regione Marche avevano in tutto il mondo per quello che riguarda l'export. Ecco, a dispetto delle difficoltà della pandemia, perché di fatto questa associazione è nata poco prima dell'esplosione del Covid-19, il settore mostra numeri confortanti. Mostra numeri davvero straordinari di ripresa, addirittura migliori rispetto al pre-pandemia. Abbiamo il mobile che, nonostante le difficoltà di questi quasi 2 anni, fa una performance di più 38% nel primo semestre del 2021 rispetto al 2020, ma anche rispetto al 2019. Quindi siamo molto contenti, ritornano importanti mercati come la Russia e la Cina, che erano stati riferimenti storici per gli operatori della nostra regione, e quindi ci attestiamo con risultati straordinari. Ma ancora più importanti sono i risultati che abbiamo della meccanica, quasi un 47% rispetto al primo semestre dell'anno scorso. Cuba un fatturato di export diretto di quasi 2 miliardi di euro, senza considerare poi tutto il ritorno che rimane nel territorio del conto terzismo, quindi sono davvero dei numeri di ripresa che ci fanno molto ben sperare. Ecco, questi sono i numeri, ma le chiediamo dal suo punto di vista qual è la chiave di questo passo importante, nonostante tutte le difficoltà, tradizione, innovazione, magari l'unione di queste due componenti? Ci sono diversi componenti per questi risultati, c'è anche un rimbalzo emotivo. C'è voglia di fare, di riprendersi la vita nelle proprie mani, di riprendersi il proprio futuro. Gli imprenditori, come hanno potuto comunque, nonostante le difficoltà dovute ancora al Covid, alle varie quarantene che in alcuni paesi del mondo bisogna ancora fare, non è facile ancora viaggiare per il mondo, comunque nonostante tutto c'è grande voglia di fare, gli imprenditori sono ripartiti. Poi noi nel nostro territorio abbiamo tanta tecnologia, abbiamo anche la possibilità e la capacità di cavalcare tutta la sostenibilità, soprattutto nel settore del mobile e della meccanica, abbiamo la capacità di farlo. E unito al momento particolarmente anche emotivamente importante che stanno vivendo i nostri imprenditori, questo ha portato dei numeri in questo momento davvero molto molto importanti. È un recupero del mercato che si era perso, ma ci sono dati confortanti, perché se continuiamo così arriveremo a meglio dei dati del pre-pandemia. Io credo che uno dei fattori di forza di questa nostra regione è la conoscenza anche da parte delle istituzioni del mondo economico. Per molte istituzioni non conoscono bene il mondo. Invece, anche grazie all'azienda speciale, grazie a queste competenze date nel tempo, Camera di Commercio ha una conoscenza profonda del tessuto. E io devo dire, ogni volta che incontro il Presidente, il Vicepresidente, il Presidente delle aziende speciali, trovo tanta competenza. Siamo con Mirko Carlone, vicepresidente della Regione Marche, qui oggi sabato 11 settembre alla Camera di Commercio delle Marche, sede pesarese, per una conferenza stampa dal titolo Eloquente, motore mobile. Ecco, la Regione Marche è sempre attenta a tutti i settori della nostra economia. Motore mobile, vogliamo capire, per quello che riguarda questo specifico settore del nostro comparto del lavoro, che portata ha questo motore dopo questo momento di ripartenza dalla pandemia? Diciamo intanto che siamo veramente molto orgogliosi del mobile della nostra regione, che è uno dei settori che sta andando meglio, da cui si intravede un futuro radioso, e che la Regione Marche ha intenzione, la Giunta regionale, dal Presidente Acquaroli e a tutti quanti, di sostenere in modo forte, robusto, per rafforzare quelle filiere che sono collegate al mobile. Abbiamo avuto un risultato 2021 del 38% di crescita di questo settore, quindi è davvero un momento positivo per rafforzarlo e per farlo diventare ancora più strutturato come settore, e fare in modo che anche le imprese della catena, della supply chain, noi vorremmo che si rafforzassero e diventassero ancora più competitive. Vorremmo ritornare a un periodo splendido del mobile qui a Pesaro, ma in tutte le Marche.
Ecco, che cosa la Regione Marche nei prossimi mesi può fare proprio in questi termini di assistenza a questo comparto della nostra economia? Abbiamo messo nelle traiettorie di innovazione il comparto del mobile e dell'arredo come elemento di innovazione, di ricerca e di sviluppo da sostenere finanziariamente. Metteremo molte risorse sulla competitività e sulla ricerca per fare diventare le imprese del settore del mobile sempre più competitive e più forti sui mercati. L'innovazione è in questo momento una parola chiave in tanti settori dell'economia, lo è in maniera specifica in questo in cui l'evoluzione di un comparto che ha una tradizione comunque si deve coniugare con il design, con le tecnologie che vanno a svilupparsi con il passare di ogni anno. Certo, la ricerca appunto serve proprio per tenere i prodotti al passo, però è importante anche l'innovazione di processo produttivo, che è quello che invece rende l'azienda più competitiva sui mercati. Quindi noi abbiamo una difficoltà nel trasferire sulle catene di produzione, di filiera, gli stessi processi produttivi e innovativi, a volte queste sono rimaste schiacciate dalla concorrenza magari di altri paesi, quindi per questo dico imprimere innovazione di processo attraverso anche il finanziamento pubblico. Grazie al POR che stiamo riprogrammando in questa fase, che dovrebbe valere circa 500 milioni di euro per tutta l'economia marchigiana, è un momento straordinario su cui si può fare davvero tanto e noi ci metteremo tutto l'impegno perché crediamo fortemente nel settore del mobile qui a Pesaro e in tutta la nostra regione. E con Mirko Carloni abbiamo ascoltato anche la voce dell'amministrazione regionale, oltre a quella dei vertici della Camera di Commercio delle Marche, su una tematica, quella del comparto industriale del mobile, che ha argomenti validi e numeri importanti per sperare in una chiusura di 2021 e in un inizio di 2022 confortante per quella regione, le Marche, che con 1.256 imprese attive nella fabbricazione di mobili è appunto la quinta regione in assoluto in questo comparto sul panorama italiano.